Parliamo adesso, continuiamo a parlare anzi del Presidente della Repubblica e parliamo della responsabilità del Presidente della Repubblica e soprattutto in questa prima fase dell'istituto della controfirma. Secondo l'articolo 89 della Costituzione, nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'articolo 90 della Costituzione dice che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione. Allora, il primo istituto di cui ci dobbiamo occupare è la controfirma. Abbiamo visto che l'articolo 89 dice che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido, non efficace, è valido, senza la controfirma del Ministro o anche del Presidente del Consiglio. Dobbiamo chiederci come mai prima si elegge il Presidente della Repubblica, con quelle maggioranze, con quella riunione parlamentare che abbiamo visto, e poi si stabilisce che nessun atto è valido se non è controfirmato da membri del governo, sostanzialmente sono loro che pongono questa controfirma. È una questione, direi, di tradizione storica. Ho già detto prima, il Presidente della Repubblica è un po' l'erede della figura del re e gli atti del re erano controfirmati, dobbiamo spiegare il perché. Una volta, diciamo nel 1700, perlomeno nell'Europa continentale, il re era un monarca assoluto. Lui aveva in mano il potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale. Di quello che faceva non doveva rendere conto a nessuno, sostanzialmente, anche se poi le cose non erano sempre così. Però la situazione era questa. Ora, dalla Rivoluzione francese in poi, in Europa continentale, presero sempre più potere i parlamenti. Quindi i parlamenti, espressione in un primo tempo della borghesia, ovviamente volevano dire la loro nella struttura dello Stato. E capitava, succedeva che il Parlamento diventava titolare della funzione legislativa, mentre il governo diventava titolare della funzione esecutiva e al capo del governo c'era il re. Col tempo poi il governo espresse anche un suo capo del governo. E il re comunque manteneva una parte delle sue funzioni. Ora, cosa accadeva? Che il re, o in quanto capo del governo, o comunque titolare di alcune funzioni, non era sottoponibile a nessun tipo di responsabilità. Perché? È perché lui non era stato eletto dal popolo o comunque dal Parlamento stesso, ma era tale per volontà divina, per discendenza e per volontà divina, e quindi era completamente irresponsabile per gli atti che compiva. Quindi, si aveva un soggetto che aveva comunque un peso nella vita politica di un paese, ma era responsabile per gli atti compiuti. Allora si è scongiurato questo istituto. Sostanzialmente gli atti del re non erano validi se non controfirmati da uno dei ministri del governo o dal capo del governo quando c'era. In questo modo la responsabilità politica si trasferì per gli atti compiuti dal re al ministro che controfirmava. Quindi se il ministro non riteneva l'atto idoneo, non controfirmava l'atto. Se invece lo controfirmava, se ne assumeva la responsabilità. Questo poi fu anche un mezzo attraverso cui si passò alla democrazia parlamentare, perché poi a un certo punto il governo doveva dar conto al Parlamento più che al re. Quindi si arrivò anche attraverso questa strada alla democrazia parlamentare come la nostra. Quindi la controfirma degli atti del re è diventata la controfirma degli atti del Presidente della Repubblica. E ciò si spiega come mai adesso il nostro Presidente della Repubblica pone in essere ovviamente i suoi atti, ma questi atti non sono validi se non sono controfirmati. Questo istituto della controfirma però ha dato luogo a una serie di problemi e perplessità. Perché ci si è chiesti, ma visto che tutti gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati, gli atti sono i suoi o sono del governo, dei ministri che li pongono in essere? La dottrina distingue in genere tre categorie di atti. Qua sono riportati atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi. Qui sono i ministri che propongono l'atto e ne definiscono il contenuto, mentre il Presidente si limita a un controllo di costituzionalità proprio della sua funzione. Quindi il Presidente li fa, ma sarebbero atti del governo. Seconda categoria di atti formalmente e sostanzialmente presidenziali. In questo caso l'atto del Presidente della Repubblica e il governo avrebbe un obbligo di controfirmare, quindi deve controfirmare l'atto. Atti complessi o uguali, in questo caso l'assenza di due organi a pari valore. Beh, questa distinzione che è riportata da molti manuali lascia però parecchie perplessità. Perché
Per esempio, si ritiene che sono atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi, per esempio l'atto di promulgazione che fa il Presidente della Repubblica delle leggi, anche se mi sembra più un atto proprio parlamentare, quindi anche il governo ha un obbligo di controfirmare l'atto del Presidente della Repubblica quando tutte le regole dell'approvazione della legge sono state seguite. Altre volte invece sono ritenuti atti che non si capisce bene dove metterli, per esempio i messaggi che invia il Presidente della Repubblica alle Camere, sono presidenziali sicuramente, possiamo dire così. Ancora per esempio l'atto di concessione della grazia, ecco, questa è una cosa particolarmente importante. Per esempio si è ritenuto per molto tempo che l'atto di concessione della grazia fosse un atto formalmente presidenziale ma sostanzialmente governativo. Però sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che ha stabilito una cosa diversa e tutto questo è nato al cosiddetto caso Sofri che trovate nel collegamento e dobbiamo un attimo spiegarlo questo caso Sofri per capire un po' cosa è successo. Sostanzialmente ci fu un contrasto fra il Presidente della Repubblica di allora, Ciampi, e il Presidente della Giustizia, Castelli, perché il Presidente della Repubblica voleva concedere la grazia non tanto a Sofri che in realtà non l'ha mai chiesta, ma a un'altra persona che era coinvolta, secondo la magistratura, dall'omicidio del commissario Calabresi, appunto in questo omicidio, che invece l'aveva chiesta. Ora il Presidente della Repubblica voleva concedere la grazia, ma il Ministro della Giustizia si rifiutava di controfirmare dicendo proprio l'articolo 89 della Costituzione dice che nessun atto è valido se il Ministro non lo firma, non lo controfirma. La questione alla fine è stata risolta alla Corte Costituzionale perché il Presidente della Repubblica sollevò il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale diede ragione al Presidente Ciampi, ritenendo che questo potere fosse in realtà un potere sostanzialmente presidenziale, non solo formalmente presidenziale, come quello della nomina dei cinque senatori a vita. Insomma, io ritengo che questa distinzione, gli atti formalmente presidenziali, sostanzialmente governativi o viceversa, o atti paritari fra Presidente della Repubblica e Governo, è abbastanza difficile da proporre in tutti i casi. È forse meglio elencare quali sono gli atti che svolge il Presidente della Repubblica, che forse sono più incasellabili, per così dire, in base alla funzione dell'atto stesso, anche se là pure ci sono dei problemi, piuttosto che andare a vedere che cosa pesa di più, se la firma del Presidente della Repubblica o la firma dei ministri. Dobbiamo anche aggiungere che spesso la figura del Presidente della Repubblica è condizionata dalla personalità del Presidente della Repubblica. Ci sono stati Presidenti della Repubblica che hanno mantenuto, per esempio, un profilo più basso. Un Presidente della Repubblica invece che hanno mantenuto un profilo più alto, posso pensare a Pertini, posso pensare a Cossiga, quindi anche questo conta nel verificare certi rapporti di forza fra Parlamento e Governo. Comunque, vediamo un po' quali sono gli atti, qua sono elencati, li leggiamo, del Presidente della Repubblica. Promulga le leggi e emana gli atti aventi a loro legge e regolamenti. Qua il Presidente della Repubblica svolge un controllo di costituzionalità su questi atti. Può inviare alle Camere le leggi con messaggio motivato, questo è un potere suo, dobbiamo dire, lui se ritiene che una legge in qualche modo contrasti con la Costituzione, la rinvia alle Camere dicendo perché, spiegando, è scritto questo messaggio, perché ritiene che ci sia questo contrasto con la Costituzione. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione, autorizza la presentazione delle Camere dei disegni di legge iniziativa del Governo, indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Può sciogliere le Camere una di esse, qua abbiamo visto che però questo non lo può fare durante il periodo del cosiddetto semestre bianco. Può convocare in via straordinaria ciascuna Camera, nomina i cinque senatori a vita, questo è un potere sicuramente presidenziale, anche se ci si chiede se, anche se abbiamo detto 50 sì, vabbè, si è capito, ci si chiede se questo, i senatori a vita che nomina il Presidente della Repubblica, sono cinque compresi gli ex presidenti, oppure gli ex presidenti della Repubblica che sono di diritto senatori a vita, il Presidente della Repubblica poi può aggiungere altri cinque senatori di sua nomina. Qua anche i presidenti hanno interpretato diversamente l'articolo 59 della Costituzione. Può inviare messaggi alle Camere, nomina del Presidente del Consiglio dei singoli ministri. Anche qua abbiamo visto che il Presidente della Repubblica, anzi nelle crisi di governo, il Presidente della Repubblica ha un ruolo molto importante, perché è lui che svolge le consultazioni e poi in sede alle consultazioni nomina il Presidente del Consiglio e i singoli ministri. Dobbiamo
nomina dei casi previsti da leggi funzionali dello Stato, nomina di esperti del CNEL, al comando delle forze armate, accrediti e ricevi rappresentanti diplomatici, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, può concedere la grazia e commutare le pene, almeno per la grazia siamo sicuri che si tratta di un potere formalmente e sostanzialmente presidenziale, grazie all'intervento della Corte Costituzionale. Conferisce l'onorificenza alla Repubblica, per esempio il titolo di cavaliere. Può scegliere i consigli regionali e rimuovere i presidenti delle giunte. Nomina i cinque giudici della Corte Costituzionale. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Nomina nei casi indicati dalla legge i funzionari dello Stato. Questi sono i poteri del Presidente della Repubblica. Adesso, fra poco, vedremo quali sono le sue responsabilità.